Quando Gesù dice ai suoi discepoli, anche a noi, andate, non comunica solo una parola, no, comunica insieme lo Spirito Santo, perché è solo grazie a Lui, allo Spirito Santo, che si può ricevere la missione di Cristo e portarla avanti. Gli apostoli, infatti, restano chiusi nel cenacolo per timore finché giunge il giorno di Pentecoste e scende su di loro lo Spirito Santo. E in quel momento se ne va il timore e con la sua forza quei pescatori, per lo più illetterati, cambieranno il mondo. Ma se non sanno parlare, ma è la parola dello Spirito, la forza dello Spirito che li porta avanti per cambiare il mondo. L'annuncio del Vangelo, dunque, si realizza solo nella forza dello Spirito che precede i missionari e prepara i cuori. È Lui il motore dell'evangelizzazione. E proseguono le catechesi del Papa sull'evangelizzazione. Abbiamo appena ascoltato dalle sue parole che lo Spirito Santo è il motore dell'evangelizzazione. Il Papa ha continuato: il giorno di Pentecoste i discepoli sono raggiunti nel cenacolo dalla forza dello Spirito e quei pescatori da illetterati diventano dei rivoluzionari e cambieranno il mondo. Buon pomeriggio a tutti, voglio presentarvi subito gli ospiti qui con me in studio, ho questi meravigliosi ragazzi, ecco se si allarga la camera ve li posso subito presentare. Qui dalla mia destra abbiamo Federica, Domenico, Maria Pia e poi alla destra Chiara, Lucia, Silvana. Ecco, questi ragazzi provengono proprio dalla parrocchia di Torre Maggiore, la parrocchia di Gesù Divino Lavoratore. Ecco, benvenuti ragazzi, grazie per essere venuti qui, per aver vinto anche un po' la timidezza. Non vi preoccupate, è proprio davvero una chiacchierata, siamo in famiglia. Ci sono tanti a casa che ci ascoltano, ma siamo tutti in famiglia. E poi ho davvero la gioia di accogliere in mezzo a noi, anche se lui è collegato a 5.000 chilometri di distanza da noi, un frate minore, fra Federico Gandolfi. Ci sei Federico? Ecco, ti vediamo collegato. Benvenuto Federico. Ci sei? Sì, sì, mi sento molto bene. Ecco Federico, voglio semplicemente presentarti perché tu sei a Giuba, no? In questo momento sei lì dove vivi la tua missione dal 2015 e sei un frate minore francescano della provincia del Lazio, sei missionario lì dal 2015. Ma il tuo volto è anche, diciamo, si è reso un po' più noto proprio nello scorso viaggio che il Papa, Papa Francesco, ha tenuto nel suo 40° viaggio apostolico proprio lì nel Sud Sudan. Ti abbiamo visto proprio accanto al Papa. Intanto, ecco, io voglio dirti questo. Le parole che abbiamo ascoltato del Papa, lui ha parlato della missione, dello spirito, tu ti senti anche un rivoluzionario per certi versi anche in quella terra, perché il Papa parla di questa rivoluzione, no? Una rivoluzione che parte da chi ama Cristo, da chi viene sospinto dallo Spirito Santo. Sì, la parola rivoluzionario è molto forte, penso che se viviamo il Vangelo, se proclamiamo il Vangelo, se annunciamo il Vangelo, non possiamo essere che rivoluzionari. E qui penso lo si viva abbastanza concretamente, perché non sono le nostre parole che cambiano il cuore della gente, non siamo qui per fare politica, non siamo qui per dare indirizzi ideologici, nulla di tutto questo. Però si fa esperienza che se il Vangelo lo si vive, si cerca di viverlo con tutti i nostri limiti e le nostre povertà, ma anche con la nostra forza e un po' di fede che ci abbiamo,
e poi lo si proclama, ecco, lo si non solo legge, ma lo si spiega, lo si condivide, lo si parla con i poveri soprattutto, perché qui sono i poveri, allora qualcosa cambia anche nella società. Come dicevo ai miei parrocchiani tempo fa, il Signore non cambia la società, ma cambia i cuori che vivono nella società, e penso che questa sia la vera rivoluzione. È un gesto rivoluzionario, caro Federico, davvero è una gioia e un piacere dialogare con te. Tu sai molto bene perché questo viaggio del Papa è stato molto desiderato ed è stato preparato da tanto tempo. Sappiamo che il Papa doveva venire lo scorso luglio, poi è stato rimandato il viaggio, ma la preparazione è ancora più remota e parte proprio da un gesto sconvolgente che ha compiuto il Papa. Ecco, oggi è anche il mercoledì delle ceneri. Ci prepariamo tutti al gesto sconvolgente di un Dio che si fa piccolo e muore per noi sulla croce, no? Il gesto sconvolgente della croce è che adoreremo proprio il Venerdì Santo. E Papa Francesco nel 2019, nell'aprile 2019, fa questo gesto molto forte. Ascoltiamo anche le sue parole che sottolineano queste immagini dell'Angelus di domenica scorsa. Vediamo queste immagini insieme. Egli ci invita a porgere l'altra guancia e amare perfino i nemici. Ma è normale per noi amare quelli che ci amano ed essere amici di chi ci è amico. Eppure Gesù ci provoca dicendo: se agite in questo modo, cosa fate di straordinario? Fratelli e sorelle, il Signore ci propone di uscire dalla logica del tornaconto e di non misurare l'amore sulla bilancia dei calcoli e delle convenienze. Ci invita a non rispondere al male con il male, a usare nel bene, a rischiare nel dono, anche se ci riceveremo poco o nulla in cambio. Perché è questo amore che lentamente trasforma i conflitti, accorcia le distanze, supera le inimicizie e guarisce le ferite dell'odio. Allora possiamo chiederci, io, ognuno di noi, io, nella mia vita, seguo la logica del tornaconto o quella della gratuità, come Dio segue quella della gratuità? L'amore straordinario di Cristo non è facile, ma è possibile. Perché Lui stesso ci aiuta donandoci lo Spirito Santo, il suo amore senza misura. Preghiamo la Madonna che, rispondendo a Dio il suo sì, senza calcoli, gli ha permesso di fare di lei il capolavoro della sua grazia. Ecco, Federico, ci puoi spiegare un po' tu meglio questo gesto? Perché a chi ha compiuto questo gesto il Papa? Si è inchinato e ha baciato i piedi di chi? C'erano presenti il presidente del Sudan, quelli che rappresentano l'opposizione, vicepresidente e altre persone del governo che sono quelli in conflitto al momento e lo erano ancora di più all'epoca quando il Papa ha compiuto questo gesto di abbassamento straordinario che qui penso abbia avuto un valore ancora più incomprensibile, se così possiamo dire. Qui è tradizione lavare i piedi all'ospite che viene dentro casa tua, ma non il baciarlo. Quello è davvero al di là di ogni comprensione culturale sud-sudanese. E si è visto lì come la gente poi qui ha reagito, un Dio che mendica la pace, un Dio che ce la può donare, ma se noi siamo gli operatori di pace, Lui non si sostituisce a noi. Questo gesto penso che ci dica proprio questo: nessuno si sostituisce a te col bacio i piedi, sei tu che devi portare la pace, e così penso lo dica a ciascuno di noi che lavoriamo in questa terra. Se ne è parlato molto di questo gesto lì nel Sud Sudan? Se ne è parlato tantissimo, se ne è parlato quando il Papa doveva venire a luglio, e ogni volta che si parla del Papa spesso si ricorda questo atteggiamento di grande umiltà di questo uomo che è capo di Stato, perché anche capo di Stato, e qui viene compreso molto bene questo aspetto del capo,
che si è abbassato così tanto davanti non ad amici, non a nemici, ma semplicemente ad un altro essere umano, semplicemente perché è lì e perché è quella persona che può veramente cambiare qualche cosa. Federico, abbiamo ancora 2 minuti, ma in 2 parole, ma i motivi di questa guerra, guerra civile? Potere, soldi e potere. La guerra è sempre illogica, non c'è mai una razionalità, non c'è mai una ragione, non ha mai una giustificazione, e qua la viviamo. Una guerra che è di adesso a tutti i livelli. È sempre stato un popolo belligerante, ma fino a qualche anno fa non c'erano problemi tribali come invece li possiamo vedere oggi. Questo conflitto ha aumentato le divisioni e le separazioni anche tra il popolo comune, non solo tra chi è al potere. In 8 anni ho visto questo crescere di violenza e di divisioni, anche tra la gente comune. Grazie, grazie Federico, è un piacere davvero dialogare con te e percepiamo davvero dal modo con il quale anche ci porgi la parola tanta passione per questa terra. Continuiamo a dialogare subito dopo la pubblicità. E ancora qui in diretta, ecco, davvero in compagnia con questi ragazzi. Voglio subito farvi una domanda, a chi la faccio? Silvana, voglio farla a te. Voi vi chiamate ragazzi di Carlo Acutis, perché questo nome? Abbiamo deciso di chiamarci con il nome di Carlo Acutis appunto perché lui per noi è una figura molto importante, essendo un nostro coetaneo. Appunto lui è diventato un protettore della tecnologia e dove ha approfondito molto anche il Vangelo appunto. E possiamo definirlo ad oggi un beato. È beato, è stato dichiarato beato dalla Chiesa. Lucia, invece, a te voglio chiedere questo. Ecco, io so che voi come gruppo spesso anche trattate temi importanti come la giustizia, temi sociali. Ecco, approfondite anche la figura di Don Beppe Diana, Don Pino Puglisi, del quale quest'anno proprio ricorre anche l'anniversario. E adesso stiamo anche dialogando con Fra Federico, che è collegato con noi dal Sud Sudan. Ecco, tutte persone veramente che hanno fatto proprio del Vangelo una scelta concreta. Io mi chiedo a voi, no? A voi come ragazzi, a te in modo particolare, queste figure come ti provocano? Che cosa suscitano nel tuo cuore? Sì, queste figure sono molto importanti perché ci hanno fatto capire che essere cristiani non significa dover partecipare sempre alla messa ogni domenica e non doverla saltare, appunto doversi sempre confessare, ma essere cristiani significa accettare il Vangelo e portarlo, praticarlo nella vita di tutti i giorni, appunto come se io vedo un ragazzo all'interno della mia classe essere bullizzato, io lo proteggo, comunque cerco di proteggerlo e far capire a quei bulli che non è una cosa giusta, oppure come fa Fra Francesco, aiutare il prossimo andando in posti bisognosi, o come avete detto voi, prendendo l'esempio di Padre Pino Puglisi o Don Peppe Diana e cercandolo di portare anche a bambini più piccoli, facendoli crescere con questa parola del Vangelo che può essere praticato tutti i giorni e non soltanto con l'idea che può essere praticato in chiesa. Oggi il Papa, cari ragazzi, ha parlato proprio del Vangelo che non ha bisogno, anzi deve tenersi proprio lontano dai compromessi. Ascoltiamo proprio quello che dice il Papa, poi dopo lo commentiamo insieme anche con Fra Federico. Dallo Spirito Santo e da noi è uscita questo. Lo Spirito Santo con noi, così agiscono gli apostoli sempre, insieme, senza dividersi, nonostante avessero sensibilità e pareri diversi, si pongono in ascolto dello Spirito ed egli insegna una cosa valida anche oggi: ogni tradizione religiosa è utile se agevola l'incontro con Gesù. Potremmo dire che la storica decisione del primo concilio, di cui beneficiamo anche noi, fu mossa da un principio, il principio dell'annunzio. Nella Chiesa tutto va conformato alle esigenze dell'annunzio del Vangelo, non alle opinioni dei conservatori o dei progressisti, ma al fatto che Gesù raggiunga la vita della gente. Perciò ogni scelta, ogni uso, ogni struttura,
ogni tradizione sono da valutare nella misura in cui favoriscono l'annuncio di Cristo. E quando si trovano divisioni nella Chiesa, per esempio divisioni ideologiche, questo io sono conservatore perché io sono progressista, ma dove c'è lo Spirito Santo? Federico, se sei collegato con noi, se ci senti, ecco. Sì, mi sento bene. Davvero, ascoltando queste parole del Papa oggi, sicuramente il pensiero va anche alle tue terre, no? Alla terra di missione dove tu ti trovi, no? Dove anche il Vangelo può essere mischiato con queste fazioni politiche, ideologiche, e quindi si vive sempre la fatica del compromesso. Ma io voglio lasciare proprio la parola a questi ragazzi. Ecco, c'è Domenico che vuole farti una domanda. Ciao Fra Federico, so che in quelle terre c'è il fenomeno del tribalismo. Ecco, voi missionari come lo affrontate? È un fenomeno molto radicato nella cultura, nella mentalità della gente. Penso che fino in fondo noi non potremo mai capirlo, non riusciremo mai veramente a sentire che cosa significa appartenere a una tribù. La tribù è molto più importante del singolo, e qui c'è un detto particolare che mi ha colpito da sempre. Dicono: il sangue della mia tribù è più denso dell'acqua del battesimo. Questo dice già molto come la gente vive anche poi il rapporto con Cristo, il rapporto con la Chiesa, il cristianesimo in generale. E davvero, nonostante questo, il Vangelo non ha compromessi, e ci si ritrova a dover predicare qualche volta, a dover predicare contro una mentalità veramente radicata nel cuore e nell'anima, nella mente della gente. E non è facile, però lo si deve fare. Ringraziando Dio, io e i miei fratelli non abbiamo mai ceduto a compromessi. Però c'è anche un'umanità che va rispettata. Mi ricordo perfettamente nel campo degli sfollati, predicando il perdono, perché quello era il Vangelo della domenica e non potevo fare altro, non volevo fare altro, mi sono ritrovato a predicare il perdono a gente cui hanno ucciso il padre, hanno ucciso la madre, hanno ucciso i figli, hanno ucciso i fratelli, hanno ucciso le sorelle, gli amici, i compagni, hanno ucciso quasi tutti. E a dire queste persone con questa grossa croce sulle spalle, con questa grossa sofferenza, dover dire si deve comunque perdonare non è facile, e ci si rende conto come il perdono vero sia una grazia di Dio per la quale prima di tutto si deve pregare. Certo, a proposito di questo c'è anche qui Maria Pia che vuole farti una domanda sempre su questo tema. Sì, quali compromessi voi missionari vi trovate a vivere in queste terre? E in mezzo alla violenza, la tentazione del compromesso è quello di alleggerire il messaggio evangelico, che non si può fare. E il Signore dice: vi mando come agnelli in mezzo ai lupi, e l'agnello non si può travestire da lupo, e quindi si è consci di questo pericolo qualche volta, del porgere l'altra guancia, nel vincere il male col bene, ma si può. Se posso raccontare questa brevissima storia, certo. Nel 2017, al fine del 2017, siamo stati attaccati in casa da delinquenti. Uno è stato preso, portato in caserma dai militari, e pomeriggio sono andato là. Quando l'ho raggiunto nel pomeriggio, in questa stanza col generale, con diversi soldati, hanno portato questo ragazzo giovanissimo che era entrato in casa nostra, legato in una maniera disumana, e il volto irriconoscibile, talmente tanto lo avevano picchiato in prigione. Con l'occhio, l'unico occhio che riusciva un po' ad aprire e a guardarmi, lui inginocchiato lì per terra in mezzo a noi continuava a dire: ho sete, ho sete, ho sete. Probabilmente era dalla mattina che non beveva. Io avevo una bottiglietta d'acqua e ho chiesto al generale: posso dargli da bere? Ovviamente mi ha detto di no. Si è continuato a parlare, ma dentro di me ha detto: no, io non posso. E mi sono comunque inginocchiato davanti a lui, gli ho dato da bere, tutta la bottiglia se l'è scolata. E questo ha causato, ho visto gli sguardi dei soldati e del generale scioccati completamente.
qualche settimana dopo sono tornato lì, me l'hanno riportato davanti, era in perfette condizioni fisiche. Il generale mi ha detto: padre, lui viene chiamato il prigioniero del padre, e perché tu gli hai dato da bere l'acqua, adesso nessuno lo picchia, nessuno lo tocca e viene rispettato. Lì penso che sia stato il Vangelo a cambiare il cuore dei soldati. E quindi, senza essere sceso a compromesso col generale, ok, non gli do da bere perché tu hai detto così, era disumano, ecco, bisogna stare attenti, ma il Vangelo non si compromette. Federico, grazie di questa testimonianza, veramente molto molto forte. Io mi chiedo personalmente, hai mai avuto paura per la tua vita? Sì, ci sono state occasioni in cui ho detto, eccoci qua, siamo arrivati per vari motivi, o il soldato che mi trova fuori la città, o il gang di delinquenti che mi circondano, gente che entra in casa, sì, però niente mi ha fatto nascere desiderio, ma neanche pensare di lasciare questo posto, insomma. Quando sei partito da Cesena, perché tu sei di Cesena, no? Originario, sì. Originario di Cesena, ma in quale fraternità eri prima di partire? Io stavo in centro a Roma, a Trastevere. Ah, ecco, a Trastevere, quindi a San Francesco a Ripa, no? Esatto, esatto. Un luogo chiamato il luogo francescano nel cuore di Roma, dove Francesco spesso veniva quando doveva incontrare il Papa, no? Io ci sono stato lì, un luogo molto bello. Sì. Ecco, quando sei partito, qual è stata proprio la mossa che ti ha spinto a fare questa scelta di diventare missionario? È stata una cosa che sempre hai sentito prima dell'ordinazione sacerdotale, nel tempo della tua formazione, oppure è stata una vocazione nella vocazione che ti è venuta dopo? Un desiderio che ho sempre avuto è di partire, proprio per carattere anche, non legarmi mai al posto, legato alle persone sì, ma ai luoghi poco, tanto che anche prima di essere professo solenne ho fatto un'esperienza di missione di quasi un anno, e poi ho sempre chiesto ai ministri provinciali se potevo partire, e non ho mai scelto la destinazione. Questa è una cosa che non ho mai fatto, mi sono sempre affidato all'obbedienza del superiore. Ho detto, dove c'è bisogno mandatemi, mi hanno chiesto sul Sudan, che non conoscevo assolutamente, e ho detto sì, va bene, e dopo ho fatto Google su internet, ho guardato sul Sudan, ho detto ah, però sono contento di essere arrivato qua, 8 anni fa. Senti, io questi pochi istanti sento di dire a nome di tutti quelli che ti stanno ascoltando grazie per il dono della tua vita, grazie per il dono della tua vocazione. Ci rivediamo subito dopo la pubblicità. Mercoledì 22 febbraio, mercoledì delle ceneri. Ecco, Federico, voglio subito davvero dedicarti, come si fa con le canzoni, io ti voglio dedicare queste parole, è uno stralcio proprio dell'omelia del Papa lì a Giuba il 5 febbraio. Ascoltiamo, sono proprio per te. Oggi vorrei ringraziarvi perché siete sale della terra in questo paese. Eppure dinanzi a tante ferite, alle violenze che alimentano il veleno dell'odio, all'iniquità che provoca miseria e povertà, potrebbe sembrarvi di essere piccoli e impotenti. Ma quando vi assale la tentazione di sentirvi inadeguati, provate a guardare al sale e ai suoi granelli minuscoli. È un piccolo ingrediente e una volta messo sopra un piatto scompare, si scioglie, però è proprio così che dà sapore a tutto il contenuto. Così noi cristiani, pur essendo fragili e piccoli, anche quando le nostre forze ci paiono poca cosa di fronte alla grandezza dei problemi e alla furia cieca della violenza, possiamo offrire un contributo decisivo per cambiare la storia. Fra Federico c'è Silvana che vuol farti una domanda. Federico, che sensazioni ha provato nel sentire queste parole?
Sono state parole di conforto, parole di incoraggiamento a non mollare mai. E come ho detto brevemente prima, sono 8 anni che sono qua e forse grossi cambiamenti in generale da una visione dall'alto non si vedono o non li vedo, però forse abbiamo cambiato la vita e meglio di qualcuno a cui allunghiamo la mano. Se avete fatto caso alle foto che ogni tanto li girano, sì, sulla mia esperienza a Giuba, sono con i ragazzi di strada e abbiamo dato vita qui in parrocchia a un gruppo che si chiama Peace and Good People, gente di pace e di bene, e visitiamo i ragazzi che vivono per strada 2 volte a settimana. Lì concretamente abbiamo visto salvare delle vite e abbiamo aiutato chi è veramente abbandonato. Non facciamo notizia e non cambiamo, non portiamo la pace in tutto il Sud Sudan. Eccoci qua, questi sono i ragazzi di strada, sono quasi tutti drogati, li vedete forse dall'espressione, questi sono altri ragazzi candidati. E ecco, e lì significa per me essere quel sale della terra che viene un po' disperso, e non dobbiamo essere tanti. Il sale, se ne metti troppo, rovina il cibo, proprio è la sua caratteristica, quindi ne basta poco per far sì che il resto risalti. Quindi vivere per strada con questi ragazzi 2 volte a settimana e per me è molto bello, dà significato al mio stare qua. Sì, io voglio fare un piccolo fuori programma, chiederei alla regia se può rimettere il video intitolato Sfollati, proprio per capire, ecco, il luogo dove tu operi. È un bel servizio che ci fa capire, ecco, dove è situata anche la tua parrocchia. Vediamo insieme. Ngồi suối long giang có đây dê ba nhú đây dê nó vô run mà nó ý chẳng ngay chỗ mẹ à đi na đi à nó nhưng mà chỗ đó mẹ à nó có cái bộ dê ăn gà đó bố mẹ thôi cái lâu lắm mình được có mà đi theo bà con gà. Federico, tanti sorrisi, tanta umanità, tanta povertà però. Ecco, noi abbiamo visto queste immagini che si riferiscono proprio agli sfollati, perché tu hai una parrocchia di 35.000 sfollati. Com'è la tua attività tra di loro? Mamma mia, è una cosa incredibile. Mamma mia. È una parrocchia molto impegnativa da questo punto di vista. E portare il Vangelo in quei luoghi è l'aspetto principale che viviamo. Non possiamo cambiare noi la vita di 35.000 persone, forse sono loro che l'hanno cambiata a me. E da subito, appena arrivato a Giuba, dopo un anno ero parroco qui in questa parrocchia, e la gente mi ha insegnato questa espressione in lingua locale. Loro dicono Rabunafi, 2 parole, Rabunafi significa Dio c'è, Dio e c'è. Si fermano qua. E si fermano qua, non hanno bisogno di altro, l'evangelizzazione è finita. Penso che in questa espressione così breve, così potente, sia proprio l'apice della mistica. Proprio quando uno arriva ad affrontare tutto ciò che deve affrontare, che la vita gli pone davanti, eppure risponde Rabunafi, Dio c'è, e quindi va avanti, è una lezione per noi missionari. Non siamo operatori sociali, non siamo qui per tutte le opere di bene che facciamo, sono un segno del regno, ma non siamo qui per fare opere sociali, siamo qui per portare un Vangelo dove il cuore bello della gente già ce l'ha dentro di sé, forse dobbiamo solo insegnare a tirarlo fuori. È inutile farti questa domanda, sei felice? Sì, 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 assolutamente.
C'è una domanda più curiosa però che ti vuole fare Federica. Le lascio la parola. Fra Federico, se puoi darci una confidenza, quando hai incontrato Papa Francesco, cosa vi siete detti? Io e Papa l'ho incontrato all'incontro con gli sfollati che avevo organizzato, e prima di parlare con lui c'erano tre ragazzini che facevano un discorso al Papa, ognuno di loro leggeva qualcosa e uno mentre leggeva è andato completamente nel pallone. Allora mi sono avvicinato, gli sussurravo nelle orecchie quello che lui doveva dire, che era scritto lì davanti a lui, ma non riuscivo più a leggere. Quando sono andato davanti al Papa per salutarlo e ringraziarlo, e lui mi ha detto semplicemente grazie per la tua tenerezza con questa gente. È un messaggio che ripete spesso, quello della tenerezza, Papa Francesco. Forse l'ha visto lì come mi sono comportato con quel ragazzino, però penso che sia adesso un po' un motto di quello che dovrà essere il mio stare qua, perché la durezza del cuore è facile che entri anche dentro di noi, la tentazione all'irrigidirsi sulle proprie posizioni può succedere, invece la tenerezza mi obbliga, quella che ha detto il Papa, a essere tenero. La carne tenera si fa tagliare anche qualche volta, e quindi ci proveremo, insomma. Questo è quello che ha detto il Papa. Senti, un'altra domanda ancora altrettanto curiosa, c'è Chiara. Fra Federico, essendo missionario in un territorio dove vivono persone meno fortunate di noi, lei si sente un supereroe aiutandole? No, supereroe assolutamente no. Penso che supereroi siano queste persone qua, che non avendo niente, come avete visto dai volti, ridono, sorridono, sono capaci di andare avanti. Loro sono veri supereroi, hanno questo potere di vita, un potere di vita dentro di loro, e forse hanno capito che la loro gioia, il loro vivere non dipende da quello che hanno, ma da come si relazionano con gli altri. Questa è la cosa più importante per loro, quindi sono veramente loro supereroi, non noi. E supereroe io direi no, è Gesù, perché con la sua croce davvero ha cambiato il mondo. E il Papa ha fatto proprio della croce, proprio l'argomento, no? Il nocciolo, il tema centrale anche dei suoi discorsi, delle sue omelie, quando è stato lì da voi in Sud Sudan. Ascoltiamo proprio questo stralcio dell'omelia del Papa, in cui lui dice: io nella mia debolezza vengo a portarvi questo, vengo a portarvi il messaggio di Cristo crocifisso. Ascoltiamolo. Le parole che l'Apostolo Paolo ha rivolto alla comunità di Corinto nella seconda lettura vorrei oggi farle mie e ripeterle davanti a voi. Quando venni tra voi non mi presentai ad annunciarvi il mistero di Dio con l'eccellenza della parola o della sapienza. Io ritenni infatti di non sapere altro in mezzo a voi se non Gesù Cristo e Cristo crocifisso. Vengo a voi a proclamarvi Lui, a confermarvi in Lui, perché l'annuncio di Cristo è annuncio di speranza. Gesù vi conosce e vi ama. Se rimaniamo in Lui non dobbiamo temere, perché anche per noi ogni croce si trasformerà in resurrezione. Ed è un augurio bellissimo questo. Prendiamo proprio queste parole del Papa e le vogliamo fare nostre, le trasformiamo in un augurio. Ogni croce si trasformerà in risurrezione. A te, Federico, diciamo semplicemente grazie. Grazie di cuore per aver chiacchierato con noi, dialogato con noi. Grazie a voi. Ti raggiunga, non dico il nostro calore, perché lì di calore ne hai tanto, però il nostro affetto sì, e a nome davvero di tutti coloro che ci stanno ascoltando sento ancora di rinnovarti il grazie per la tua testimonianza di vita gioiosa, donata come frate, come figlio di San Francesco e come figlio della Chiesa. Grazie di cuore, grazie per aver condiviso. Grazie a tutti voi. Davvero, è stato un piacere dialogare con te e conoscerti. E noi ci ritroviamo subito dopo la pubblicità per il saluto finale con i giovani.
E ancora un minuto qui semplicemente per dire grazie anche a voi ragazzi, grazie per essere venuti qui, per aver vinto soprattutto la timidezza, però ce l'avete fatta, siete bravi, potete davvero presentare anche voi un programma. Grazie Federica, grazie Domenico, Maria Pia, Chiara, Lucia e Silvana, grazie di cuore per essere stati qui. Un'ultima domanda, a chi la posso fare? A Chiara, mi spieghi questa maglietta? Questa è la maglietta che rappresenta. Microfono. È la maglietta che rappresenta il nostro gruppo giovani e la nostra parrocchia. È GDL perché la nostra parrocchia si chiama Gesù Divino Lavoratore. Divino Lavoratore. Grazie. E poi c'è il simbolo dell'unione. Dell'unione. Dei ragazzi che si abbracciano, che fanno cerchio, ecco, sì, che fanno unità. Mi raccomando, sempre uniti. E, a voi tutti quanti voglio lasciarvi con Dario Reda, che ci parlerà, ecco, da oggi cominciano proprio i commenti alla parola del tempo della Quaresima e domenica prossima il Vangelo sarà proprio questo, il Vangelo delle tentazioni. Vi lascio a Dario Reda e al commento della parola domenicale. Con tutti voi ci vediamo la prossima settimana. Buona Quaresima a tutti. Ciao ragazzi, siamo le scelte che facciamo, siamo noi a scegliere, sono queste le domande che il brano di oggi, prima domenica di Quaresima, ci fa fare in preparazione alla Pasqua. Che cristiano sono? Le scelte che prendo sono fatte da me o c'è qualcun altro che sceglie al posto mio? Il brano lo conosciamo tutti, è quello delle tentazioni nel deserto. Ma vorrei, come prima cosa, sottolineare l'inizio del brano di oggi. Sentite che meraviglia! Allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo. Gesù viene condotto per essere tentato dallo Spirito. Cioè lo Spirito, qualcosa che è per me e non contro di me, mi conduce per essere tentato dal diavolo. Capisci che la visione che abbiamo tutti delle tentazioni come qualcosa di negativo viene spazzata via dal brano di oggi? Le tentazioni sono per noi e non contro di noi. Lo Spirito ci conduce a essere tentati, perché solo nella prova, solo nella tentazione vinta e superata e attraversata, ci permette di prendere delle decisioni, delle scelte che confermano e affermano la nostra fede. Come in tutte le relazioni, anche quelle amorose, fidanzato, amicizia, famiglia, le tentazioni, i momenti di prova sono necessari per dar forza e vita alla relazione stessa. Così lo Spirito ci conduce nel deserto per tentarci, per tentare Gesù e noi assieme a Lui, per capire che cristiani siamo, se abbiamo scelto effettivamente la fede o ci è stata imposta e va bene così. E poi nel deserto. È un'immagine meravigliosa quella del deserto, perché nel deserto dobbiamo prendere una decisione. Non possiamo stare fermi, come facciamo tutti noi o tanti di noi al giorno d'oggi. Non scelgo. Sto fermo. Nel deserto, se sto fermo, muoio. Muoio di sete, muoio di fame, muoio di caldo. Devo per forza attraversarlo per sopravvivere. Devo per forza prendere una decisione e attraversarlo, appunto. Non girarci attorno, come piacerebbe fare a noi nelle tentazioni e nelle sofferenze e nelle prove quotidiane. Girarci attorno, non pensarci, far finta che non esistano le difficoltà. Il deserto e la tentazione ci chiede una cosa, attraversarla. Ecco allora cosa si apre con il Vangelo di oggi, la Quaresima. Un momento in cui possiamo dire che siamo noi a guidare la nostra vita con le nostre scelte e scegliamo ancora una volta nella tentazione di essere cristiani, che nient'altro vuol dire se non seguire Gesù Cristo. Ma quali sono allora le tentazioni che Gesù incontra nel deserto e che attraverserà? Nient'altro che le tentazioni che noi cristiani abbiamo tutti i giorni. La prima, se sei figlio di Dio, di che questi sassi diventino pane.
la tentazione di identificarci con le cose che abbiamo. Non di solo pane vivrà l'uomo, risponderà Gesù. Anzi, di solo pane, mi viene da aggiungere, l'uomo muore. Se ci nutriamo, se tutta la nostra vita la appoggiamo a cose materiali, come il pane, moriamo, non stiamo in piedi. Che grande tentazione, che forte tentazione. Abbiamo il pane, abbiamo la parrocchia, abbiamo il gruppo, abbiamo la messa fatta super bene, addobbata anche la chiesa. Cose, cose, cose. Non di solo cose vive l'uomo, mi verrebbe da dire. Se sei figlio di Dio, gettati giù. La tentazione che tutti noi abbiamo di sfidare il Signore, di sfidare Dio. Se sei Dio, fammi passare questo esame. Se sei Dio, mi farai incontrare la persona della mia vita. Se sei Dio, il matrimonio andrà bene. Se sei Dio, allora farai questo per me, perché io so che questo è il mio bene e quindi tu lo asseconderai se sei Dio. Quante volte siamo tentati in questo senso da cristiani? Dio, fai quello che ti chiedo, grazie. E poi l'ultima. Tutte queste cose io ti darò se prostrandoti mi adorerai. Se ti prostri a me, sesso. Se ti prostri a me, denaro. Se ti prostri a me, attaccamento emotivo e relazionale. Se ti prostri a me, sport, attività fisica, lavoro, eccetera, 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 successo. Se ti prostri a me, ti darò tutto questo. Quante cose del mondo ci promettono l'assoluto, ma ogni volta ne rimaniamo delusi. A chi ti prostri? Questa è la domanda che in Quaresima ci viene fatta. A chi ti prostri? Chi è il tuo idolo? Posso farne a meno? Il venerdì non mangio la carne, basta davvero questo per arrivare pronti alla Pasqua? O c'è qualche altro idolo a cui sei attaccato? Sei attaccato all'idolo del sesso, all'idolo del denaro, all'idolo dello sport, della relazione, come abbiamo detto prima? Riesci a farne a meno di questi idoli? Magari già non mangio carne, per me non è un problema, ne faccio a meno. Sono pronto per la Pasqua. Basta davvero così poco? Le domande che ti faccio all'inizio della Quaresima sono: di cosa sei schiavo? Sei davvero libero? Chi è alla guida della tua vita? Sei tu che scegli? Queste sono le domande da portarci dentro in questi 40 giorni per arrivare pronti a vivere la risurrezione da risorti. Buona domenica e buona Quaresima di cuore, per tornare a Dio con tutto il cuore. Thank you.